Ancora un incontro a Palazzo Chigi, in programma il 25 settembre prossimo, e poi l'appuntamento a Bruxelles, dove i governi d'Europa si confronteranno sulle risultanze della mappatura delle risorse demaniali declinate in marittime, lacuali e fluviali, e la rispettiva disponibilità. L'appuntamento a Roma della scorsa settimana ha segnato un altro punto a favore della disponibilità della risorsa, riferita al solo mondo balneare, dunque marittimo, risulta occupato da concessioni solo per il 19% delle coste. L'esito del tavolo romano fa sperare i concessionari balneari di essere esclusi dalla Bolkestein. Infatti meno del 20% del territorio nazionale è coperto da concessioni, il che vuol dire che bisogna applicare in toto l'articolo 12 della direttiva servizi, che appunto prevede che se la risorsa non è scarsa, a bando non si debba andare. Per quanto riguarda la Sardegna, anche qui l'abbiamo detto diverse volte, anche qui la percentuale è del 20% per quanto riguarda solo il demanio marittimo di occupazione con le concessioni balneari. Intanto il governo promette una riforma entro la fine dell'anno. La aspetta anche il popolo produttivo, che in rappresentanza di 10 categorie nazionali ha in programma un incontro col governo nei prossimi giorni. Tra le tematiche in discussione ci sono ovviamente le concessioni e dunque la direttiva europea, che vorrebbe metterle a bando. Il cofondatore del movimento evidenzia i risultati della mappatura e anche il retrofront a livello regionale col ritiro dell'emendamento che voleva rimettere le deleghe in mano ai comuni. Già da adesso è uscito, chiaramente è uscita la notizia importante che non c'è scarsità della risorsa, per cui questa grande fretta di mettere a bando famiglie sarde e ovviamente famiglie del resto d'Italia di fatto decade in maniera inesorabile. Nel frattempo abbiamo risolto anche il problema in regione, per cui le deleghe rimangono alla regione. Si aspetta l'appuntamento con l'Europa, il tavolo più importante che, dicono i balneari, consentirà di chiarire chi avrebbe reali vantaggi dalla messa a bando delle concessioni.